Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, oggi a Città Sant'Angelo per l'11° congresso di UIL Abruzzo. Inevitabile un commento sulla notizia del giorno, la revoca della concessione Strada dei Parchi. Noi vediamo questa scelta come una scelta positiva e speriamo che da qui si possa cominciare a discutere per garantire la stabilità di questa autostrada e metterla in sicurezza. Abruzzo maglia nera nella sicurezza del lavoro, una piaga nazionale da sempre al centro dell'azione della UIL, ribadita nello scorso settembre. Per Bombardieri ci vogliono leggi, controlli, responsabilità, ma anche iniziative coraggiose. Abbiamo fatto una campagna zero morti sul lavoro. Continuiamo a dire che abbiamo numeri da guerra civile, 1211 morti l'anno, e spesso noi non nominiamo 500.000 incidenti sul lavoro ogni anno, è un numero pazzesco. Lancio una proposta a provocazione. Le associazioni datoriali, nel momento in cui verificano che c'è una loro azienda che ha violato le norme sulla sicurezza, mettessero fuori quell'azienda. Creiamo uno stacco, una distanza fra chi non applica le leggi in questo paese e mette a rischio la vita umana. E c'è poi la questione salario. Noi pensiamo che sia ora di dire basta ai bonus e servono interventi strutturali. In questo caso bisogna reperire risorse e destinarle ad aumentare il netto in busta paga di lavoratori, lavoratrici e pensionati. Anche sul problema lavoro e sull'occupazione le risposte devono essere coraggiose. Qui serve intervenire su quella che è la precarietà del lavoro e la povertà del lavoro. Per fare questo noi abbiamo proposto che, come in Spagna, si superi l'idea di poter utilizzare i contratti a tempo determinato. In Spagna lo hanno fatto, non solo non è successo niente, ma sono aumentati i numeri dell'occupazione e bisogna intervenire eliminando i contratti pirata. Su questo noi abbiamo dato disponibilità, abbiamo detto al Ministro Orlando che siamo d'accordo per intervenire sul salario minimo, è una rivendicazione che noi abbiamo fatto in Europa, chiediamo che quel salario minimo coincida con i minimi contrattuali. Grande l'adesione al congresso con 220 delegati in rappresentanza di 55.634 iscritti al sindacato in Abruzzo. A loro e alla platea istituzionale il segretario regionale Lombardo ha lanciato la sua proposta di nuovo patto per l'Abruzzo. Dobbiamo ripartire per un nuovo patto per l'Abruzzo, per il lavoro, per il lavoro di qualità, per poter lavorare sulle infrastrutture, per consentire all'Abruzzo di recuperare il terreno perso in questi anni. Dal dibattito di oggi con gli interlocutori istituzionali abbiamo compreso che c'è la volontà anche istituzionale di colmare questo divario. Noi siamo pronti e sfidiamo le istituzioni su questo per concretamente dare una mano a tutto il mondo del lavoro.